Ciao ragazze, eccomi allora con il tutorial per l'astuccio. Vi avevo mostrato questo di Toki Doki, appunto fatto seguendo un tutorial di una ragazza spagnola. E qui sotto vi metto il link perché è giusto, insomma, dire che non è farina del mio sacco. Io ho modificato alcuni passaggi e quindi, insomma, non sarà completamente uguale. Se voi volete, andate a vedere comunque il suo tutorial. Ecco, questo è stato fatto proprio seguendo il tutorial passo passo. E niente, ne ho fatto altri, tra cui questo, con questa fantasia che è una fantasia di Tiger. E l'interno è fatto così, tenuto nero, vedete ci stanno tantissime cose dentro e inoltre i pennarelli si vedono molto bene senza le classiche buste. Io di solito nel solito astuccio non riesco mai a trovare magari il colore o la penna che voglio, invece qui è molto tutto più chiaro. Qui ho fatto in questo modo con il nero e poi ho decorato con queste paillette. Stava bene paillette nere magari, ma io non avendole ho utilizzato quelle che ho. Questo ve l'avevo già fatto vedere, comunque lo rimostro per chi non l'ha visto, eccolo qua. E poi ne ho fatto un altro con il cartone, quello che ho delle scatole di Amazon e non è venuto secondo me benissimo, però anche perché ho usato un'altra colla per incollare, di solito uso colla a caldo, qui invece ho usato la colla stick e non ha fatto un granché. Comunque questo è l'interno, carino anche questo, con la carta regalo, quella delle Jelly Beans di Tiger. Se magari avessi usato la colla a caldo sarebbe venuto perfetto anche questo, però se vediamo fa questo effetto un po', sapete il cartone, quello delle scatole, invece questo vedete che è bello unito, adesso vi faccio vedere che cartone ho usato per questo, invece qui il cartone, quello delle scatole, quello forato non va molto bene. Comunque decorato in questo modo, qui ho anche rifinito così la cerniera. Il problema della cerniera è il punto più difficile del tutorial, diciamo, quello di mettere la cerniera è il momento più difficile. Ma adesso andiamo a vedere intanto cosa ci serve. Allora, cosa serve per fare questo tutorial? Servono quattro rettangoli di cartone, eccoli qua, che misurano 21,5 x 6, quattro rettangoli così. Non sono tagliati perfetti perché io li taglio con la forbice, non ho una taglierina tale da tagliare perfetto, insomma, i rettangoli, però poi vedrete che non conta niente perché va bene lo stesso. E da dove li ricavo? Io li prendo da questa cartellina, da queste cartelline che costano 90 centesimi, sono delle semplici cartelline porta documenti e vanno benissimo per questa cosa. Se avete del cartone, non so, anche da scatole, da scarpe oppure da divisori di qualche materia, insomma, cartoncini, però devono essere così, belli interi, non da scatola, tipo Amazon che vi ho fatto vedere prima perché secondo me non vengono proprio benissimo. Poi dopo serve naturalmente una cerniera che si allunga almeno 30 centimetri. Se l'avete più lunga, sapete che poi comunque potete tagliarla e fissarla e andiamo a vedere dopo come fissare, perché tanto poi metteremo una cosa finale, una decorazione finale che fisserà comunque la cerniera. Quindi una cerniera, io ho utilizzato quella che avevo in casa, non ho comprato praticamente nulla per fare questo tutorial. E poi gomma crepla. Ne serve un foglio non tanto grande, adesso vediamo se mette a fuoco, ecco. Un foglio di questi, anche perché poi ce ne servirà un rettangolo e altri due pezzettini che andiamo a vedere dopo. Un foglio di carta, la decorazione che vogliamo, cioè la fantasia con cui vogliamo decorare il nostro astuccio. In questo caso io prenderò questo pezzo di carta regalo, grande più o meno, un po' più grande di un foglio A4, perché appunto ci devono stare i nostri quattro cartoncini. Se voi avete delle fantasie tipo da stampare e stampate su foglio A4, ne stampate due, le attaccate con lo scotch sulla parte dietro, quella che non viene vista, e potete tranquillamente utilizzare anche due fogli attaccati. E poi serve naturalmente la colla a caldo, non deve mancare mai la colla a caldo, in questo caso serve cioè ci sarebbe anche la colla fredda, penso. Ma come la colla a caldo per me ha una presa migliore e poi la classica plastica trasparente. Io utilizzo sempre la mia amata DC Fix perché è più resistente, riesco a gestirla meglio, ma se no c'è anche, io per esempio l'astuccio Toki Doki l'ho ricoperto con questa che è la classica carta
che viene venduta per ricoprire i libri. È molto molto più leggera, però insomma è più facile magari da trovare. So che tante ragazze appunto la plastica trasparente non riescono a trovarla facilmente, quindi basta andare in cartoleria e prendere la carta, quella per ricoprire i libri. Poi il biadesivo, io utilizzo questo grande, ma potete utilizzare anche quello più piccolo. Invece di applicare una striscia solo come andrò a fare io sul cartoncino, ne potete applicare due. Infatti la ragazza da cui ho preso il tutorial utilizza due strisce di questo biadesivo. E poi per la decorazione finale, appunto per decorare, per nascondere le varie schifezze, io utilizzerò queste strisce di paillette, ma si possono utilizzare qualsiasi guarnizioni si hanno in casa, anche quelle ondulate. Infatti nel tutorial della ragazza spagnola lei utilizza delle fettuccine ondulate dorate, quindi insomma quello che avete in casa va bene, e comunque sono cose che si trovano facilmente. Allora partiamo con il tutorial. Quindi vi dicevo che servono 4 strisce da 21.5x6. Io le ho tagliate, eccole qua. Come vi dicevo non sono perfette, ma questa cosa non importa. E andiamo quindi ad applicare il biadesivo. Lo vado ad applicare sulla parte lucida, questa insomma della che era appunto la parte della copertina, la parte esterna del raccoglitore, e vado a mettere una striscia di biadesivo. Adesso il biadesivo non ci serve più, quindi andiamo a togliere la pellicola del biadesivo. Prendiamo intanto il nostro foglio di carta, lo mettiamo così e andiamo a togliere la pellicola del biadesivo. Allora andiamo ad attaccare il primo rettangolo, lasciando un po' comunque di spazio, non stando proprio attaccati al bordo della nostra carta, e lo attacchiamo in questo modo. Andiamo con il secondo rettangolino o rettangolone e lasciamo tra un rettangolo e l'altro un centimetro in meno di spazio, così, che non siano attaccati, insomma deve restare questo spazio che permetterà la piegatura dell'astuccio. Terzo, ed ecco qua i nostri 4 rettangoli. Adesso vado a tagliare quello che cede qua, perché è troppo a questa. Là. Ok, adesso andiamo a ricoprire la nostra copertina con un pezzo di della plastica, insomma, che vi ho detto trasparente. Io qua c'ho pieno di peli di Martino, quindi le mie cose sono sempre un po' ricche di pelozzi, e andiamo ad applicare la plastica. Ecco qua,
Adesso vado a tagliare insomma la parte in eccedenza, quella che la plastica che non mi interessa. Vedete che già sta prendendo forma il nostro astuccio. Ok, adesso andiamo a fare una cosa che di solito insomma che sta la ragazza insomma del tutorial fa dopo, nel senso che lei piega dopo questi bordi, invece io li vado a piegare subito, perché tanto poi io la cerniera non la applico come fa lei, ma la applico in un altro modo. Insomma, chi va a vedere il tutorial della ragazza saprà che c'è un passaggio diverso. Nel frattempo, che siccome serve la colla a caldo per attaccare il bordo, vado a tagliarmi il pezzo di gomma crepla. Io ho scelto di mettere questo colore, ma voi potete anche fare un interno di stoffa se volete, perché io stoffa non ne ho, ma anche un interno di stoffa va benissimo. Ecco qua, deve coprire così. Poi dopo, sempre finché la colla a caldo si scalda, vado a tagliarmi due rettangoli sempre dallo stesso viola, che fanno 14x7, che mi serviranno come laterali. Ed ecco fatto, questi sono i due rettangolini che ci serviranno come laterali. Se potete utilizzare anche della stoffa, io utilizzo la gomma crepa, ma va benissimo anche la stoffa per chiudere poi i laterali del nostro astuccio. Allora, vediamo se è pronta. Mettiamo anche... E andiamo a chiudere i bordi. Adesso andiamo a mettere l'interno, io utilizzerò questa gomma crepla e bisogna fare attenzione a non attaccare la gomma crepla sul bordo. Dobbiamo stare soltanto all'interno dei nostri rettangoli e soprattutto non dobbiamo mettere la colla qui, dobbiamo lasciare questi spazi, perché sennò poi non si chiude, non fa più l'effetto angolato. Non importa se qui resta aperto, giustamente dobbiamo andare a mettere i laterali e andiamo a mettere infatti i laterali. Però prima io ho scoperto che facendo in questo modo viene leggermente più facile il discorso della cerniera, perché il discorso della cerniera è sempre un po' tragico, perché poi questa cerniera va attaccata e ci si scotta tantissimo con la colla a caldo, almeno io prendo di quelle ustioni pazzesche. Allora, io la prima parte la faccio così, mentre la ragazza del tutorial lo applica dopo i laterali.
Allora, io sto circa così, direi, sì, così. Prendo un attimo la misura, là. Vado a mettere la colla a caldo sulla cerniera, cercando di non prendere giustamente i denti, perché sennò è finita, ne ho messa troppa, ne ho messa fino in fondo, vabbè, non importa, poi quella si toglie, eccola qua. Ok, e ho attaccato la parte della cerniera, perché comunque poi dopo è comunque un disastro, se no, dopo qui la vado a togliere, che non mi serviva, vabbè, si fa anche presto toglierla così. Là. Tanto poi la taglio comunque perché è troppo lunga. Ok, adesso una parte un po' difficoltosa sono i laterali che vanno infilati praticamente qui sotto. Praticamente nella parte centrale va attaccato questo e poi andrà infilato dentro in questo bordo che abbiamo lasciato libero, va incollato con la colla a caldo e idem dall'altra parte. Quindi cominciamo. Intanto stessa cosa dall'altra parte. Ok, il primo laterale è fatto. Adesso tocca l'altro. Ecco qua, il nostro cestino è pronto. Adesso ci manca di attaccare questa parte qua. E adesso vediamo come fare. Oh, era meglio se l'attaccavo dalla parte di là. Vabbè, niente, bisogna fare in questo modo. Mettere un goccino di colla e fare in modo che si attacca su questo bordo. E poi apriamo la cerniera e sicuramente andrà meglio. Vediamo come fare. Ok, adesso vado a mettere un po' di colla qua, chiudere qua tra la gomma crepla e la copertina. Era rimasta. Sì, questo bordo si poteva anche chiudere prima volendo, io l'ho lasciato aperto per sbaglio, perché si doveva infilare praticamente la cerniera.
Ok, vediamo se chiude. Sì, chiude abbastanza bene. E adesso andiamo a sistemare gli eventuali difetti. Ok, l'astuccio allora è quasi finito. Andiamo a fare, insomma, le andiamo a dare, insomma, un po' di decoro. Cioè, andiamo un po' a decorarlo. Allora, con un piccolo rettangolino vado ad applicare qui sulla cerniera. Metto un po' di colla a caldo. Sono ustionata. Lo applico in questo modo. Ecco, così è anche più facile aprire e chiudere. Qui dietro ho tagliato, insomma, il retro un po' della mia cerniera e adesso vado ad applicare questo altro rettangolo un po' più lungo che andrà messo in questo modo, così e così. Ecco qua. Adesso andiamo a decorare con le paillette queste parti che sono venute un po' tutte un po' tutto brutto, tutto sporco di colla. Avevo detto che avrei usato queste paillette qui e quindi vado a mettere un po' di colla a caldo qui sui bordi e vado ad applicare le mie paillette. Allora, eccoci qua, il tutorial è terminato, questo è l'astuccio. Ho già inserito dentro un po' di pennarelli, queste parti qua della cerniera che avanzavano io le ho incollate dentro così non escono fuori e basta. Questo, insomma, è il tutorial che vi avevo promesso. Se spero, insomma, che sfruttiate questo tutorial per farvi tanti belli astucci colorati. Potete utilizzare la carta da regalo, stamparvi della carta voi, potete fare di tutto di più. Seriosi, divertenti, allegri, come vi pare. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!